primo intervento di Ferdinando Sesi può sembrare un salto dal macro al micro, per certezza lei è anche micro in uno dei miei regoli per la portata e la sostanza di quello che con l'esperienza dei terreni confiscati della mafia sta producendo in Italia, e anche la diffusione che sta avendo questa esperienza. Ho visto sul vostro sito che è nata anche poi all'interno di Libera Terra Mediterraneo, cioè con l'obiettivo di ampliare e promuovere i soggetti che possono entrare in questa rete, quindi continuare a promuovere, potenziare la promozione di un'economia, questo mi sembra poi da questo punto di vista non è tanto lontano da quello che c'è, quindi un'economia sana sui territori dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, occupazionale e della legalità dell'economia. Quindi nel micro stiamo parlando comunque di sottrarre all'economia, alle speculazioni, alla criminalità organizzata, anche nel caso. Sì, in realtà, ecco, buonasera, anche per me è sempre interessante, almeno per noi, cercare poi di far dialogare i mondi, perché anche ecco, un'associazione come quella che rappresento, cioè Libera, l'associazione Nomi e Numeri contro le mafie, che è nata con l'intento di contrastare le mafie e la corruzione in Italia e ovviamente con le sue diramazioni internazionali, partendo da due fatti abbastanza concreti. E uno è la solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime innocenti delle mafie. In Italia abbiamo 900 vittime innocenti di mafia che hanno perso la vita o per caso o perché stavano facendo il loro dovere, e i familiari spesso si sono trovati oltretutto in un senso di isolamento, con una giustizia lenta, un riconoscimento lento anche del loro status, e quindi situazioni di psicologiche anche gravi, di incomprensione della realtà circostante, del lutto che avevano vissuto in un contesto che li riconosceva, perché poi in tanti paesi addirittura la gran parte delle volte circolavano le voci se l'hanno ammazzato, c'entrava qualcosa, ecco. E quindi nasce dalla solidarietà di coinvolgere queste persone invece e farle sentire comprese in una società che invece capisce che il lutto è stato totalmente ingiustificato, che sono innocenti, e che quindi li sostiene e li aiutate anche a trasformare il loro lutto in impegno. Molti di loro vanno nelle scuole, vanno nei tribunali minorili, nei carceri minorili a raccontare la loro storia e cose di questo tipo. L'altro settore concreto che si è dato Libera è che per il contrasto alle mafie ovviamente gli devi togliere i soldi, e poiché l'origine del denaro delle mafie è illegale ed è frutto di maltolto a tutti noi, perché danneggiano l'ambiente con i rifiuti, danneggiano la salute con la droga e le armi, l'ambiente, la salute e tutto questo non è roba nostra. Ci è stata tolta alla società qualcosa, e quindi una buona legge, sia quella di Piola Torre, per la quale Piola Torre è morto nell'82, che diceva appunto il principio che i beni dovevano essere confiscati e dati allo Stato, sia la raccolta di firme migliorativa che ha proposto Libera nel 95, per la legge che fu approvata nel 96, che prevede anche il riutilizzo sociale di questi beni. Questi beni devono passare dai mafiosi e restare allo Stato per questioni di genere, pubblica sicurezza, quindi caserme o quello che ci possono fare, altrimenti ai comuni che li deve restituire in termini di servizi, quindi o gestirli in proprio, asili nido o USL, quello che gli serve, scuole, oppure affidarle a realtà terze che abbiano uno scopo sociale. Queste realtà possono essere o associative di qualsiasi tipo, che abbiano una finalità sociale riscontrabile,
o anche, se il bene lo permette, cooperative di produzione. Sono molti i terreni che sono stati confiscati in Italia e alcuni di questi sono stati appunto riutilizzati costituendo delle cooperative sociali di tipo B che producono prodotti alimentari di vario genere, dalla pasta, all'olio, al vino e quant'altro. E quindi queste diciamo che sono sicuramente un esempio di economia che probabilmente rientra in quell'economia diffusa di parlava Antonio. E comunque è un'economia sana, stanno dentro un circuito di distribuzione sano, perché questi prodotti sostanzialmente sono distribuiti o dalla Coop, che è stata coinvolta fin dal principio, sia per insegnare a questi ragazzi come si fa una cooperativa di successo, sia per distribuire i prodotti in tutta Italia, e poi vengono distribuiti attraverso il circuito delle botteghe del commercio ecosolidale, che non sono un partner così forte come quello della Coop, però funziona, insomma, e poi soprattutto può andare a abbassare come ci interessa. E quindi questo è un po' quello che c'è, quello che facciamo, si sta ampliando, le cooperative sorte su questi beni, quindi a bando pubblico i ragazzi erano ragazzi del territorio, controllati dalla prefettura, dai carabinieri e quant'altro, e insomma l'opportunità di lavorare, le cooperative si sono riunite in un consorzio che rafforza la loro opera e che li aiuta anche a muovere l'economia locale sana di quei territori. Abbiamo cooperative in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Campania, e creano un circolo virtuoso su quei territori, cioè l'economia sana. C'è rispetto dei diritti di tutti, c'è cioè chiarezza, trasparenza, legalità. I primi tempi, ecco, avevamo difficoltà sulla prima cooperativa perfino a far trebbiare il grano. La prima trebbiatura l'hanno dovuta imporre i carabinieri con la forza ai contadini locali, e al primo bando pubblico ne venivano pochissime persone. Poi, quando hanno visto che alle cooperative venivano pagati gli stipendi, pagati i contributi, trattati come persone umane, che i prodotti si vendevano in tutta Italia e quando arriva la primavera abbiamo finiti, perché poi gli ettari sono qualche centinaio di ettari poi tutto sommato, e, però qualche centinaio di persone ci campano questa roba e sta crescendo. Sta crescendo e quindi l'economia sana, più o meno. E poi ultimamente in realtà una parte della riflessione che stiamo facendo, infatti troverei nella conclusione magari a immaginare anche quali possono essere dei nostri atti quotidiani che fanno delle azioni micro per intervenire in un sistema, almeno per andare nella giusta direzione. E che ad esempio, quando noi pensiamo che la grande distribuzione, ad esempio la Despar della Sicilia orientale, era in mano ad un diciamo prestanome di Matteo Messina Denaro, che è il mafioso locale. Quando pensiamo che il mercato di fondi è praticamente in mano a Camorra nella sua gestione e alla 'Ndrangheta per quanto riguarda il trasporto su gomma, ed è uno dei motivi per cui non si riesce a far passare il trasporto su rotaia, perché lo hanno un monopolio del trasporto su gomma e guadagnano su quello. E quindi quando pensiamo che ogni volta che andiamo al supermercato noi rischiamo di dare la nostra piccola tangente sul pomodoro o sull'ananas, che il mercato di fondi è il più grande mercato d'Italia e il secondo in Europa. Per cui è un volume di economia enorme e noi anche inconsapevolmente rischiamo di foraggiare questo tipo di discorsi. E quindi da lì parte sia l'informazione che è,
costante, ma anche capire quali antidoti reali noi possiamo mettere in campo. Noi ultimamente in realtà proprio sul fatto del consumo critico, cioè del fatto di orientare i nostri consumi a seconda delle informazioni che abbiamo, stiamo sviluppando una certa riflessione che vogliamo sicuramente proseguire, perché il consumo critico nelle nostre realtà nasce piuttosto a Palermo piuttosto che a Reggio Calabria, andando a comprare prodotti dai commercianti che non pagano il pizzolo, e quello è un tipo di consumo critico. Il che va bene, è sempre tutto controllato ed è già una scelta, però in una grande distribuzione così infiltrata il nostro consumo critico dovrebbe essere appunto su tanti prodotti, cioè, quasi su tutti i prodotti. Ho visto che, via via la conclusione, quello che fanno molti gruppi di acquisto locali, oppure comunque quei prodotti commercializzati con filiera sicura, filiera certa e controllata, quelli possono essere un antidoto sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia del rispetto di una serie di canoni. Anche perché poi, anche sul prezzo, perché poi noi il pachino lo paghiamo 7 euro, perché il pachino fa su giù per l'Italia 3 volte per arrivare sul nostro tavolo. E quindi è anche la qualità del prodotto, perché poi vai a sapere, se non c'hai la filiera tutta controllata, dove viene, perché tanti territori sono guidati anche in Italia. E poi le dico tutte, ultima frontiera veramente del consumo critico che stavamo quasi per sperimentare, è che ci sono tante aziende che vengono confiscate alle mafie e quindi molte di queste la gran parte chiudono quando vengono confiscate, perché i lavoratori spesso hanno paura di continuare a lavorare là. In ogni caso smettono le commesse, cioè non ci sono più quelli che acquistavano prima non vanno più a comprare dopo che l'azienda è stata confiscata, nonostante l'azienda sia in funzione, perché entra subito l'amministratore giudiziario che la deve far funzionare. Ora stavo provando, purtroppo questi problemi ci sono anche qui a Roma, a Ostia, un panificio sequestrato per il momento. E quindi si stava ragionando insieme all'amministratore, ad esempio, di una volta trovata insomma, la formula, i lavoratori, eccetera, eccetera, in un certo periodo mettersi in contatto con dei gruppi di acquisto che potessero orientare gli acquisti su quell'azienda in modo da assicurare un certo tipo di lavoro. Ecco, forse il consumo è in una realtà così complessa, può diventare nella pratica quotidiana, se riusciamo a recepire le giuste informazioni, un atto per la giustizia e per la libertà.